Buongiorno. Good morning. Pearls, pigs and parties. Perle, maiali e feste. Let me pray for us. Preghiamo. Father, as we come to this your living word, renew us and restore us for the sake of your Son and in the power of the Spirit. Amen. Padre, mentre ci avviciniamo alla tua parola, rinnovaci e trasformaci per amore di tuo figlio e nella potenza dello Spirito. Amen. We're starting a new series this week on the parables of Jesus. Iniziamo questa settimana una nuova serie sulle parabole di Gesù. But before we look at some of the parables and what they teach us, I want to give us a framework for understanding them. Ma prima di esaminare alcune delle parabole e cosa ci insegnano, voglio darvi un quadro di riferimento per comprenderli. So, I want to start by talking about story, truth and imagination. Perciò voglio iniziare parlando di storia, verità e immaginazione. One of the first things I noticed when I moved to Italy was that Italians love telling stories. Una delle prime cose che ho notato quando mi sono trasferita in Italia è che gli italiani amano raccontare storie. The trouble is, and you have to acknowledge this is true, the stories can go on for a long, long time. Il problema è, e bisogna riconoscerlo, che questi racconti possono prolungarsi per molto, molto tempo. We have to relive the moment, breathe it, feel it. Dobbiamo rivivere il momento, respirarlo, sentirlo. And of course, always with the hand gestures. E bisogna sempre sia accompagnato dai gesti. I love it. Lo amo. Storytelling is a great part of Italian culture. Il racconto è una parte importante della cultura italiana. This is my mum. Ecco mia mamma. My mum should have been Italian in the way she told the stories of her everyday. Mia mamma sarebbe dovuto nascere italiana per il modo in cui raccontava le storie di tutti i giorni. Every detail. Ogni dettaglio. Every person in the queue in the post office. Ogni persona in coda all'ufficio postale. Everything she saw on her walk to the shops. Ogni cosa che vedeva mentre andava a fare la spesa. It was perfectly possible to do this. Si poteva fare benissimo così. If she was on the phone to you. Se lei era al telefono con te. And come back after a few minutes without actually missing the end of the story. E tornare dopo qualche minuto senza perdersi la fine del racconto. But she also loved stories told to her by others or through reading. Ma amava anche le storie che le venivano raccontate da altri o attraverso la lettura. After my dad died and we wondered if she was lonely, she would simply say, I've got a good book on the go, I'm okay. Dopo la morte di mio padre ci chiedevamo se si sentisse sola, ma lei diceva semplicemente, ho un buon libro che sto leggendo, sto bene. And when my boys were young, as well as reading bedtime stories to them, I made up stories about two characters called Maurice Black and Timothy Brown. E quando i miei figli erano piccoli, oltre a leggere loro il racconto della buonanotte, inventavo delle storie con due personaggi, Maurice Black e Timothy Brown. These two had adventures that were rooted in the familiar landscape and routine of my sons. Questi due ragazzi avevano delle avventure che erano radicate nel paesaggio locale e nella routine familiare dei miei figli. And every story had a hidden in plain sight a moral to it. E ogni racconto aveva una morale nascosta in bella vista. How to handle a bully. Per esempio, come comportarsi come un bullo. What to do when you feel scared. Cosa fare quando si ha paura. And so on. Eccetera. And one of the most touching things was when the firstborn was leaving home to go to university. E una delle cose più toccanti è stato quando il mio primogenito stava per iniziare l'università fuori sede. And when asked what he wanted, I meant for dinner. E gli è stato chiesto cosa volesse, io intendevo per cena. He said, a Maurice Black story.
rispose un racconto di Maurice Black. The Epic of Gilgamesh, l'epopea di Gilgamesh, is the first ever written down story. È la prima storia mai scritta. And it's over 4,000 years old. E ha più di 4,000 anni. But that's written. Ma stiamo parlando di scritta. You can guarantee that long before then, people were telling each other stories. Si può essere certi che molto prima di allora le persone si raccontavano storie. If for no other reason than as a survival measure. Se non altro come misura di sopravvivenza. Beware the monster who hides in the woods. Attenzione al mostro che si nasconde nel bosco. Stories serve so many purposes in our lives. I racconti servono a molti scopi nella nostra vita. Stories are about so much more than just reading or listening. Vanno ben oltre l'atto semplice di leggere o ascoltare. They help us understand others and ourselves. Ci aiutano a capire gli altri e noi stessi. They can create other worlds. Possono creare altri mondi. Emotions. Emozioni. Ideas. Idee. And make the everyday seem incredible. E fa sembrare incredibile la quotidianità. They can teach us empathy and take us on terrific journeys. Possono insegnarci l'empatia e ci possono accompagnare in viaggi straordinari. They can make us laugh, cry, jump with fright, and then comfort us with a happy ending. Possono farci ridere, piangere, saltare dalla paura e poi confortarci con un lieto fine. Stories, it seems, are part of our human DNA. Sembra che i racconti facciano parte del nostro DNA umano. This is Margaret Atwood. Margaret Atwood. You're never going to kill storytelling because it's built into the human plan. We come with it. L'autrice Margaret Atwood diceva: il raccontare storie non morirà mai perché è innato nell'uomo, siamo nati con esso. We are shaped by stories. Siamo plasmati dai racconti. Anthropologists, philosophers, historians and theologians agree that we experience our lives and the world around us narratively. Antropologi, filosofi, storici e teologi concordano sul fatto che sperimentiamo le nostre vite e il mondo che ci circonda in modo narrativo. We seek beginnings and endings, climax and conclusion. Cerchiamo inizi e finali, apici e conclusioni. Why is that? Perché? Genesis chapter 1. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. Da Genesi capitolo 1 versetto 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. God chose not to hand us a list of truths about himself. Dio ha scelto di non consegnarci un elenco di verità su di sé. Or an instruction manual. O un manuale di istruzioni. But an epic story in which he reveals himself. Ma una storia epica in cui si rivela se stesso. Our Bible is a glorious literary feast. La nostra Bibbia è una saga letteraria. It starts with a myth. Che comincia con un mito. Wanders through chronicles. Vaga tra cronache. Poetry and song. Poesie, canti. Pops into a play. Un'impostazione teatrale. And ends in ends in apocalyptic symbolism. E si conclude in un simbolismo apocalittico. We have a God who uses story to call us to his love. Abbiamo un Dio che usa il racconto per chiamarci al suo amore.
And stories become even more interesting when we precede it with an adjective. E i racconti diventano ancora più interessanti quando si aggiungono degli aggettivi. A tragic story. Un racconto tragico. A fascinating story. Un racconto curioso. Her story. Il racconto di lei. My story. Il mio racconto. The gospel story. Il racconto del Vangelo. But sometimes as Christians we confuse story with fiction. Ma a volte, come credenti, confondiamo il racconto con la finzione. That is to mean not true. Che significa non vero. So we become fundamental in our approach to scripture. E così diventiamo fondamentalisti nel nostro approccio alle scritture. God only took 7 days to create the world. Tipo, Dio ha impiegato solo 7 giorni per creare il mondo? Because to call it a creation story. Perché chiamarlo storia della creazione implies that it isn't true that he is the creator God. Vogliamo intendere che non sia vero che lui è il Dio creatore. Our faith is founded on truth. La nostra fede è fondata sulla verità. Jesus said, I am the way, the truth. Gesù ha detto, io sono la via, la verità. And in the resurrection on one significant historical event. Ed è fondata nella resurrezione su un evento storico significativo. If that isn't true, then, se questo non fosse vero, then as Paul says in 1 Corinthians 15, we are more to be pitied than anyone in the world. Allora, come dice Paolo in 1 Corinzi 15, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. So I understand why it's then hard to start talking about the sections of the Bible that are not literally true. Quindi capisco perché sia difficile cominciare a parlare di sezioni della Bibbia che non sono letteralmente vere. Because how can we be sure which is and isn't? Perché come possiamo essere sicuri di quale sia vera e quale non sia? We have to recognize that fiction does not mean untrue. Dobbiamo riconoscere che la finzione non significa non vero. If I tell you that I was born on January the 13th, 1959, and it was a Tuesday, you know the fact of my birth date. Se vi dico che sono nata il 13 gennaio 1959 ed era un martedì, conoscete un fatto sulla mia data di nascita. But let me tell you the story of my birth. Ma lasciate che vi racconti la storia della mia nascita. It was a cold January. Era un gennaio freddo. But so far, unusually for Sheffield, there hadn't been any snow that winter. Ma fino a quel momento, insolitamente per la città di Sheffield, non aveva ancora nevicato quell'inverno. My dad went off to work. Mio padre andò al lavoro. My brother and sister to school. Mio fratello e mia sorella a scuola. Leaving mum at home. Lasciando mia mamma a casa. At about 9 o'clock, it began to snow. Alle 9 circa cominciò a nevicare. And my mum's waters broke. E a mia madre si ruppero le acque. By 10 o'clock, it was snowing a blizzard. Alle 10 nevicava come una bufera. And mum was definitely having contractions. E la mamma aveva le contrazioni. We didn't have a telephone. Non avevamo il telefono. So mum had to make her way to a neighbor. E per cui la mia mamma dovette andare da un vicino a chiedere and ask if they could go and tell her mother who lived up the road what was happening. A chiedere se potessero andare a dire a sua mamma che viveva lì vicino cosa stesse accadendo. And also to send someone for my dad and the doctor. E anche di mandare qualcuno a chiamare mio padre e il medico. Very soon there was a meter of snow outside. Ben presto fuori c'era 1 metro di neve. My sister and brother had been sent home from school. Mia sorella e mio fratello erano stati rimandati a casa. My grandmother, my grandfather and aunt had arrived. Mia nonna, mio nonno e la zia erano arrivati. But still no dad or doctor. Ma non c'erano ancora né mio padre né il medico. Due to the fact that the snow had blocked the roads. Perché la neve aveva bloccato le strade.
And so they were having to walk. E quindi dovevano camminare. They both arrived late in the afternoon. Entrambi arrivarono nel tardo pomeriggio. To find a house full of people. E trovarono una casa piena di gente. And I was born shortly after in the worst snowstorm Sheffield had seen for many years. E io nacqui poco dopo, durante la peggiore tempesta di neve che Sheffield avesse visto da molti anni. On Tuesday the 13th of January 1959. Martedì 13 gennaio 1959. Much more interesting than straight facts, right? Molto più interessante dei solo fatti, giusto? And possibly the story has raised questions for you, as it did for my husband. E forse il racconto ha suscitato in voi delle domande, come a mio marito. Who on hearing the story said, che sentendo la storia ha detto, I wonder if that's why you love snow so much. Chissà se è per questo che ami così tanto la neve. Could be true. Forse è vero. Artistry through story or poetry can tell us deeper truths than mere facts. L'arte, attraverso il racconto o la poesia, può dirci verità più profonde dei semplici fatti. And why would a God who did not neglect beauty when he created the world? E perché un Dio che non ha tralasciato la bellezza quando ha creato il mondo? Neglect it when he superintended the composition of the Bible. Dovrebbe trascurarla quando ha soprinteso alla composizione della Bibbia. We have nothing to fear in recognizing the literary value of the Bible. Non abbiamo nulla da temere nel riconoscere il valore letterario della Bibbia. Because the story does not hide the truth. Perché il racconto non nasconde la verità. As novelist Frederick Buchner wrote, come ha scritto l'autore Frederick Buchner, in spite of all its extraordinary variety, the Bible is held together by having a single plot. Nonostante la sua straordinaria varietà, la Bibbia è tenuta assieme da una sola trama. Let's go back to our creation story in Genesis. Torniamo al racconto della creazione nella Genesi. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, Let there be light, and there was light. And God said that the light was good. Then he separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. And evening passed and morning came, marking the first day. Then God said, Let there be a space between the waters to separate the waters of the heavens from the waters of the earth. And that is what happened. God made this space to separate the waters of the earth from the waters of the heavens. God called the space sky. And evening passed and morning came, marking the second day. Nel principio, Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse, «Sia luce!» E luce fu. Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa delle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. It's rich picture language that gives us insights into what God is like. È un linguaggio ricco di immagini che ci fa capire com'è Dio. Here are the facts. Ecco i fatti. As told
through the story. Come viene raccontato nella storia. He's eternal. È eterno. In the beginning, God. Verse 1. Nel principio, Dio. Versetto 1. He's relational. Dio è relazionale. The Spirit was hovering over the waters. Verse 2. Lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Versetto 2. He brings order to chaos. Mette ordine nel caos. Verse 1. It was formless, empty, dark. Versetto 2. Informe, vuota, le tenebre. Creation itself is subject to God. La creazione stessa è soggetta a Dio. God said, and that is what happened. Verse 7. Dio disse, e così fu. Versetto 6-7. But Genesis asks us to imagine. Ma la Genesi ci chiede di immaginare. Imagine what it was like before, during and after he created the world. Immaginare come fosse prima, durante e dopo la creazione del mondo. It's the call on our imaginations that brings the story of creation to life. È l'appello alla nostra immaginazione che dà vita alla storia della creazione. And again, this raises red flags for some in the church. E ancora una volta questo solleva una bandiera rossa per alcuni nella Chiesa. If we let the imagination run wild, they fear, we risk sacrificing the truth. Se lasciamo correre l'immaginazione, essi temono, rischiamo di sacrificare la verità. Giovanni. Let's take a look at this young man. Vediamo questo giovane uomo. It's Luke 10, verse 27. Luke 10, 27. The man answered, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself." Egli rispose, "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso." We nearly always focus on the words love, heart, soul, strength and mind. Ci concentriamo quasi sempre sulle parole amore, cuore, anima, forza e mente. But what if we focus in on every all? Ma se invece ci concentrassimo su ogni tutto? All our heart. Tutto il nostro cuore. All our mind. Tutta la nostra mente. What does it mean with all our mind? Cosa significa con tutta la mente? The mind isn't just a calculating machine that operates on a purely rational basis. La mente non è solo una macchina per i calcoli che opera su una base puramente razionale. Let me clarify, reason is vitally important. Voglio essere chiara affermando che la ragione è di vitale importanza. We can get to truth through reason. Possiamo arrivare alla verità attraverso la ragione. But as the Christian poet Malcolm Guite says, ma come dice il poeta cristiano Malcolm Guite, God has endowed us with a profound, shaping, mysterious imagination. And there are certain truths we only come to through that. Dio ci ha dotato di un'immaginazione profonda, modellante e misteriosa, e ci sono certe verità a cui arriviamo solo attraverso di essa. Or as Shakespeare puts it, o come dice Shakespeare, imagination apprehends more than cool reason ever comprehends. L'immaginazione comprende più di quanto la fredda ragione possa mai comprendere. Not convinced? Non siete convinti? Let's take a closer look at the young man. Diamo un'occhiata più da vicino al giovane uomo di Luca 10. So, we're expanding Luke 10, 25 to 30. Luca 10, 25 a 30. One day, an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him this question. Teacher, what should I do to inherit eternal life? Jesus replied, "What does the law of Moses say? How do you read it?" The man answered, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind.
and love your neighbour as yourself. Right, Jesus told him, do this and you will live. The man wanted to justify his actions, so he asked Jesus, and who is my neighbour? Jesus replied with a story. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo, Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse, ha risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù rispose con una parabola. Like the young man, we tend to think that if we simply believe the right things, then we'll behave the right way. Come il giovane, anche noi tendiamo a pensare che se semplicemente crediamo alle cose giuste, allora ci comporteremo nel modo giusto. But Jesus knew better. Ma Gesù sapeva bene, meglio. He knew that touching the imagination means penetrating beyond the intellect and pricking the conscience. Sapeva che toccare l'immaginazione significa penetrare oltre l'intelletto e pungere la coscienza. If reason changes our minds, se la ragione cambia la nostra mente, the imagination changes our hearts. L'immaginazione cambia il nostro cuore. It helps us feel the truth, not just know it. Ci aiuta a sentire la verità, non solo a conoscerla. We can know full well what we ought to do. Possiamo sapere benissimo cosa dovremmo fare. But touching the imagination can inspire us with a vision of God's reality that will compel us to act. Ma toccare l'immaginazione può ispirarci con una visione della realtà di Dio che ci costringerà ad agire. That's why Jesus told the parable of the good Samaritan. Ecco perché Gesù ha raccontato la parabola del buon samaritano. The young man knew intellectually that he was supposed to love his neighbor. Il giovane sapeva intellettualmente che avrebbe dovuto amare il suo prossimo. But Jesus replied with a story. Ma Gesù rispose con un racconto. A small gem of fiction that drove the question beyond the intellectual and into the heart. Un piccolo gioiello di narrativa che ha spinto la questione al di là dell'intelletto verso il cuore. The question he should be asking, Jesus implies, is not who is my neighbor. La domanda che dovrebbe porsi, suggerisce Gesù, non è chi è il mio prossimo. But what does it look like to be a good neighbor? Ma che cosa significa essere un buon vicino? Jesus knew the power of a story well told. Gesù conosceva il potere di una storia ben raccontata. And you have a story to tell. E voi avete una storia da raccontare. Last week the church celebrated Pentecost. La settimana scorsa la Chiesa ha celebrato la Pentecoste. The day when we were blessed by the arrival of the Spirit. Il giorno in cui siamo stati benedetti dall'arrivo dello Spirito. In Acts 2:1-4. Atti 2:1-4. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti.
Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò uno su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Notice, one spirit. Notate che c'è un solo Spirito. But everyone had an individual voice. Ma ognuno aveva una voce individuale. The Holy Spirit is a gift for all. Lo Spirito Santo è un dono per tutti. But he is given personally, distinctly to each one of us. Ma è dato personalmente, in modo distinto, a ciascuno. And he is given to each one so that we may in turn be agents of good news to others. E viene dato a ciascuno affinché essi possano a loro volta essere agenti della buona novella per altri. It's still true for the church today. Questo è ancora vero per la Chiesa di oggi. Still true for you and me. Ancora vero per te e per me. We all have a story to tell. Tutti noi abbiamo una storia da raccontare. Next week we'll start looking at the parables, I promise. La prossima settimana inizieremo a guardare le parabole. The stories Jesus told about everyday things like pearls, pigs and parties. Le storie che Gesù ha raccontato su cose quotidiane come le perle, i maiali e le feste. He did this to build a bridge between the world as it is and the world God holds for us. Lo ha fatto per costruire un ponte tra il mondo così com'è e il mondo che Dio ci riserva. I want to share this thought with you from a book called Story and the Church. Voglio condividere con voi questo pensiero tratto da un libro intitolato Story and the Church, il racconto e la Chiesa. As Christians, we are called to relate to people's experiences, to understand their hopes, dreams and interests, and see how it might point towards the kingdom God has prepared for us. As we share our stories, we form relationships. We learn to evangelize with dialogue rather than monologue. We learn to talk about Jesus in a natural way. Come cristiani siamo chiamati a relazionarci con le esperienze delle persone, a capire le loro speranze, i loro sogni, i loro interessi e a vedere come questi possono puntare verso il regno che Dio ha preparato per noi. Condividendo le nostre storie, creiamo relazioni. Impariamo ad evangelizzare con un dialogo piuttosto che un monologo. Impariamo a parlare di Gesù in modo naturale. So, go in the power of the Spirit and tell your story. Quindi, andate con la forza dello Spirito e raccontate la vostra storia. Amen. Amen. Thank you.